Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Palmieri, insegno Cyber Security al Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno e diciamo, comincerei innanzitutto con un doveroso ringraziamento per averci dato la possibilità di essere stati, di essere qui diciamo, a questo tavolo qualificatissimo per poter diciamo, in qualche modo presentare quella che è la nostra esperienza e capire in qualche modo come questa esperienza può essere messa a disposizione della comunità che in questo momento è riunita qui, ma più in generale di quello che è tutto il sistema paese fondamentalmente. Allora, la nostra esperienza in qualche modo parte abbastanza da lontano, è un'esperienza diciamo, storica perché diciamo, il nostro dipartimento è un dipartimento che è stato fondato nel 71, è l'unico dipartimento di informatica che è stato in qualche modo individuato come dipartimento d'eccellenza nel sud Italia e diciamo, abbiamo una storia abbastanza significativa che ha potuto attecchire bene, è stata diciamo, decisamente, ha trovato l'humus ideale per crescere in quelle che sono le strutture che l'Università di Salerno ci ha messo a disposizione, sia dal punto di vista di laboratori, ma anche, come sapete, abbiamo un campus abbastanza unico in Italia che ci permette non solo di diciamo, gestire in maniera piuttosto diciamo, innovativa tutte quelle che sono le attività tradizionali dell'università, ma abbiamo anche la possibilità di interagire bene con il mondo delle imprese. Ad esempio, abbiamo un intero diciamo, edificio dedicato agli spin-off che ci permette anche di far crescere all'interno del campus diciamo, realtà di un certo tipo. La nostra storia come gruppo di Cyber Security nasce fondamentalmente nel 1986, quando in una magica estate c'è stata la visita di un po' di personaggi eminenti nel settore della crittografia essenzialmente, alcuni dei quali c'è un po' di premi Turing, premi Gödel, insomma un po' di. Uno di questi è presente alle mie spalle in questo momento. E fondamentalmente è nata questa scuola di crittografia che diciamo, ha spaziato storicamente, ricavandosi un buon ruolo e ottime collaborazioni internazionali, da quella che è la crittografia più classica, fino a, in questo momento a quella che è l'innovazione nel settore crittografico, quindi applicazioni della crittografia a ambiti particolari, tipo l'Internet of Things e quant'altro. Da questo, diciamo, è nata l'attenzione per la cyber. La cyber che diciamo, abbiamo affrontato diciamo, declinandola sotto vari aspetti, sia quelli tradizionali, assessment piuttosto che analisi dei rischi, ma anche protezione delle infrastrutture critiche, che per noi è un aspetto abbastanza interessante. Abbiamo esplorato il dominio energy e in particolare diciamo, stiamo facendo degli sforzi, stiamo facendo delle incursioni in questo momento anche in ambiti un pochettino particolari, tipo il cyber warfare, la fraud detection, ma in particolare anche alla cyber security applicata a domini un pochettino diciamo, anomali che stanno emergendo, ad esempio automotive piuttosto che il settore aeronautico e quant'altro. Uno degli aspetti che in questo momento ci intriga particolarmente, su cui vogliamo investire e su cui stiamo investendo le nostre energie, è in qualche modo la contaminazione di quelle che sono le tecnologie dell'IA con l'ambito cyber security, perché ci rendiamo conto che il futuro è quello. Ormai non si può parlare di cyber senza pensare a sistemi che in qualche modo decidono in maniera autonoma, che in qualche modo implementano meccanismi di situation awareness, che siano in grado di costruire e fruire di conoscenza, diciamo in qualche modo mutuata dall'esperienza pregressa e in qualche modo poter essere in grado quindi di far fronte ai volumi e alla criticità che ormai le sfide della cyber in qualche modo presentano. Diciamo, siamo abbastanza storici anche nel settore digital forensics, dove abbiamo un po' di collaborazioni anche con LEA e Forze dell'Ordine. Qualcosa di quello che abbiamo fatto ha attirato abbastanza l'interesse della stampa, tipo lo scoprire una falla nelle reti cellulari che permette di tirare giù intere aree, piuttosto che intere aree geografiche, piuttosto che esserci inventati meccanismi che permettano si chiama balistica digitale, che permettano di individuare un pochettino la paternità di certi tipi di immagini multimediali che vengono diffuse sulla rete. Ma al di là adesso degli aspetti un pochettino più tecnici, volevamo un pochettino presentare quella che è il nostro
i nostri piani per il futuro, ma soprattutto quelli che sono i nostri desiderata, per come pensiamo di impostare per il futuro l'azione sia di collaborazione ma di crescita di quelle che sono le nostre realtà sia scientifiche ma anche le nostre prospettive di collaborazione con il mondo, la società civile, il mondo degli imprenditori e quant'altro. Uno degli aspetti, diciamo, fondamentali è lavorare uniti. Lavorare uniti perché uniti, solo uniti si riesce a vincere, diciamo, nei confronti di un ambito di sfide così importanti. In qualche modo, quindi, sicuramente non possiamo fare a meno dell'unirci con le imprese e dell'unirci con tutte quelle che sono le realtà della PA e del sistema paese. Lo scopo alla fine è creare nuovi posti di lavoro, creare nuove imprese, ma valorizzare i nostri giovani. Noi veniamo da una realtà che è il Sud Italia, diciamo che risente delle sue criticità non banali. Abbiamo un fenomeno di emorragia di giovani, diciamo, che sentiamo, anche se dall'altro lato sentiamo che i nostri giovani trovano subito lavoro, abbiamo un placement di grande successo fondamentalmente, però ovviamente non ci fa piacere che noi investiamo su, come padri, investiamo sul nostro territorio e poi il nostro territorio si impoverisce. Quindi da questo punto di vista, diciamo, sarebbe anche interessante invertire il fenomeno di fuga dei cervelli, anzi attirare quelli che possono essere cervelli, competenze ai tech e in qualche modo creare un volano per l'economia del territorio che possa un po' fare l'effetto di equilibrio. E questa è una cosa che sentiamo particolarmente e ci interessa particolarmente. Fra le varie azioni in ambito cyber a cui stiamo pensando per questo, per attuare questo tipo di politica, innanzitutto, diciamo, anche in virtù delle energie economiche che ci ha dato il progetto Dipartimento d'Eccellenza, stiamo creando quelli che chiamiamo i laboratori aperti. Laboratori che in qualche modo contaminino IoT, cyber security, AI, ma che in qualche modo abbiano uno scopo fondamentale. Non sono chiusi all'università, non sono chiusi ai nostri studenti, in qualche modo prevedono la disponibilità a amici, a sviluppatori, ad aziende, start-up, ma a chiunque voglia sperimentare, che voglia promuovere qualcosa. E su questo è una cosa che ci teniamo molto e su stiamo investendo non poco. Altro elemento importante è in qualche modo creare osmosi con le imprese, non solo le imprese del territorio ma anche imprese che siano, diciamo, stakeholder a livello nazionale e che abbiano un ruolo. Ci stiamo aprendo, diciamo, gli strumenti che noi abbiamo fondamentalmente sono tre, essenzialmente sono i tirocini curricolari, sono in qualche modo le tesi esterne, le tesi in cotutela e soprattutto i progetti di ricerca pubblico-privato, dove in qualche modo vediamo imprese, vediamo soggetti della PA e vediamo, diciamo, organismi di ricerca. Altra cosa che ci piace tanto e ci interessa è muoverci naturalmente in sinergia con quella che è l'azione di governo. Diciamo, vediamo con grande applauso le due ultime iniziative, diciamo, innanzitutto il piano di potenziamento degli Atenei con il finanziamento di nuovi posti di giovani ricercatori, ma anche l'azione, diciamo, abbastanza recente prevista dalla legge di bilancio che in qualche modo premia i laureati eccellenti e ne facilita il placement nel mondo imprenditoriale, che è una cosa che, diciamo, non ci dispiace. Quello che vorremmo, diciamo, nel nostro libro dei sogni, ma che non è poi tanto un sogno, ma che stiamo cercando in qualche modo di rendere una realtà, di concretizzare, è vedere il nostro dipartimento, ma, diciamo, il mondo che ruota intorno alla cyber quasi come un acceleratore di innovazione, un acceleratore che mette insieme e centrifuga praticamente quelle che sono le realtà, i fabbisogni cyber della pubblica amministrazione, ma anche quelle che sono gli interessi nostri, proprio come mondo della ricerca pura, gli interessi delle start-up e di chiunque voglia innovare, chi ha voglia di proporre idee, ma anche settori critici del nostro paese, quali la difesa, la sanità, che hanno esigenze non banali dal punto di vista cyber. Stiamo partendo con delle cose, abbiamo già, solo come dipartimento, abbiamo già 4 spin-off, due dei quali peraltro hanno avuto un successo, diciamo, significativo, hanno assunto, diciamo, diverse, parecchie decine di persone e stanno uscendo dallo stato di spin-off. Uno, l'ultimo, quello che sta in basso, che sta entrando adesso, e sono tutti spin-off che in qualche modo lavorano nel settore della sicurezza e in qualche modo qualcuno sul settore
più orientato alla biometria, qualcuno più orientato alla crittografia, qualcuno orientato a settori emergenti tipo l'IELT, ma, oppure gestione documentale sicura, ma in ogni caso sono tutti orientati nell'ambito sicurezza e cercano in qualche modo di contaminare, portare e trasferire la nostra esperienza, diciamo, in vari settori della pubblica amministrazione. Chiuderei con quello che è il nostro sogno. Ci abbiamo un territorio un po' particolare che in qualche modo solo morfologicamente si richiama un pochettino a quella che era un tempo la Silicon Valley, cioè abbiamo qualche università che fa da centro, un'università significativa che almeno, diciamo, sul territorio e sulla provincia dice la sua decisamente, ma, diciamo, anche a livello nazionale cerchiamo di difenderci non poco. E vorremmo in qualche modo promuovere l'eccellenza in questo territorio e fare in modo che attirare imprenditoria che in qualche modo possa beneficiare di quelle che sono le risorse che mette a disposizione l'università anche in termini di giovani. Un esempio banale di questa solamente per il settore IT in questo momento ci sono un bel po' di imprese innovative che lavorano, queste sono proprio veramente vicinissime al territorio dell'università, a poche decine di metri o qualche chilometro fondamentalmente, quindi ci terremmo in qualche modo a promuovere il nostro territorio e anche questo è, diciamo, lo scopo della nostra azione. E diciamo, fondamentalmente un nostro sogno è in qualche modo promuovere l'eccellenza e costruire qualcosa come centro di eccellenza, centro di competenza, in qualche modo creare un'iniziativa che possa diventare significativa per l'intero sistema paese. Vi ringrazio. Prendo un attimo la parola perché giustamente il mio cuore batte forte, sono salernitano, ho studiato in quell'università e vivo nella, come dire, Lirro Valley, quella che ha indicato prima il professore. E tra l'altro non dico nulla, come dire, di segreto, è stata per me una grande gioia. Nella scorsa legislatura ero al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e, avendo studiato l'ingegneria, diciamo, sapevo che c'era quest'humus molto spinto sulle materie informatiche, però sono rimasto fortemente sorpreso perché nella scorsa, ecco, ripeto, quando ero al Copasi nella scorsa legislatura mi capitò un foglio davanti tra i tanti dove lesse l'Università di Salerno, mi preoccupai, ho detto che è successo qua, ovviamente parliamo di sicurezza nazionale, e quindi scoprì che c'era questo centro eccellenza che ha fatto una cosa, come dire, per il paese, per cui fu per me grande motivo di orgoglio, quindi vi ringrazio, ecco, per l'attività ed il lavoro prezioso che fate. E io sono tornato ieri da un viaggio dalla Silicon Valley negli Stati Uniti, non so, prima a Washington per una serie di incontri istituzionali con le autorità politiche e anche, diciamo, responsabili dei dipartimenti per quanto riguarda la cyber. Siamo partiti proprio come sistema paese, stiamo facendo questa roadmap, c'era il generale Vestito e altri colleghi del MAECI, della Presidenza, il professor Baldoni, ambasciatore Talò, Mise, e stiamo cercando di esportare, ecco, insieme quello che è il sistema paese per quanto riguarda la cyber. Abbiamo avuto una bella giornata in ambasciata, abbiamo raccontato quella che è la nostra architettura normativa, abbiamo raccontato un po' quello che stiamo facendo. Quello che dobbiamo, ecco, migliorare a fare, a mio giudizio, e concordiamo un po' tutti, è quello di coinvolgere, ecco, le aziende. Quindi, diciamo, alcune sono state già coinvolte, c'è oggi purtroppo, è stato talmente veloce, non l'abbiamo chiamato, ma le prossime volte ci sarà anche il consigliere Andrea Mazzella, che è del consigliere del MAECI, che è quello dell'ufficio internazionalizzazione, che si sta occupando, ecco, di esportare il prodotto sistema paese, si occupa di industria e difesa, e quindi anche lui ci darà una grande mano, e cerchiamo di coinvolgere un po' le altre aziende. Poi è normale che quando ci dobbiamo spostare, diciamo, ognuno le fa con le proprie risorse, però se riusciamo a coinvolgere soprattutto le piccole, importanti. Io lì poi sono stato in Silicon Valley nella seconda parte della missione e ho, oltre ad essere stato da Google, dove ho avuto veramente briefing molto, molto delicati e importanti anche sulla sicurezza, sul cloud e sulla parte relativa al terrorismo, poi ho avuto l'opportunità di incontrare il Vice President fino a 2 settimane fa, responsabile della security di Google, dove abbiamo fatto una chiacchierata, ecco, molto interessante, e poi delle start-up, e ci sono delle start-up italiane lì fortissime. Io ho conosciute due, Nozomi e Uniquid, che fanno delle cose incredibili. Cioè, Nozomi, qualcosa di spettacolare, è arrivata a raccogliere 54-56 milioni in Silicon Valley, è l'unica che tiene testa alle aziende israeliane per quanto riguarda la cyber, ed sono dei ragazzi giovanissimi, ovviamente lì stanno trovando investitori poi americani, però fanno un prodotto che è qualcosa di unico. E poi invece Uniquid, che sta lavorando su un sistema blockchain molto particolare, quindi stanno ragionando sull'internet delle cose, stanno creando un protocollo per
caricare in rete praticamente tutti gli oggetti che si collegano a una velocità molto elevata per, diciamo, abbattere quelli che sono i 120 secondi che restano per caricarne molti più insieme, quindi non una alla volta ma migliaia alla volta, e loro anche si stanno giocando, diciamo, questo mercato con un'altra azienda americana. E fino a 3 giorni fa erano in testa, ora quest'altra ha avuto un altro finanziamento, quindi sono stati superati ed è un testa a testa, speriamo che a fine anno di arrivare primi in un'altra, come dire, startup italiana. Però se riusciamo a farlo, ecco, qui nell'Irno Valley o comunque nell'Italia Valley, sarebbe una cosa bella.